Un ringraziamento anche da parte mia al Presidente De Carlo e al Presidente Calvani. Di solito quando mi arrivano inviti dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, legandomi un affetto importante a queste due regioni, quanto l'esperienza maggiore di lavoro che è stata fatta proprio in queste regioni, prima di andare al Ministero della Salute, dove mi ho occupato la Direzione Generale di Prevenzione per 20 anni per finire come Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ma portando l'esperienza, lo diremo anche riguardo all'esperienza Basaglia. Tenete presente che prima del Friuli, esperienza che è stata ricordata e che ricordo con grande affetto da Calvani, lavorai in Trentino Alto Adige. In Trentino Alto Adige non era ancora stata attuata la 833, che vigeva ancora il testo unico delle leggi sanitarie del 34, quindi lì ci fu una concreta attuazione. Allora, consentitemi di stringere un po' i tempi, anche per lasciare tempo poi alla signora Guizzon di parlare. Legge 833, vediamo un po' di contesto. La legge 833-78, promulgata, approvata il 31 dicembre del 1978, che è istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, fu approvata con una larghissima maggioranza parlamentare, durante il quarto governo Andreotti, governo democristiano con il supporto esterno del Partito Comunista Italiano, anche definito governo di solidarietà nazionale. Perché di solidarietà nazionale? Nel quale peraltro Tina Anselmi rivestiva il ruolo di Ministro della Sanità. Perché questa solidarietà nazionale? Perché se noi non ricordiamo la storia non riusciamo neanche a capire i percorsi politici e tecnici che portano a determinate conclusioni. Il governo ottenne infatti la fiducia il giorno dopo il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta e rimase in carica dal 13 marzo 1978 al 21 marzo 1979, un periodo relativamente breve. Come brevi erano i governi dell'epoca, un periodo fecondo proprio perché fu un periodo in cui ci furono maggioranze in grado di approvare leggi sostanziali, norme fondanti per il welfare state italiano. La legge 180 invece, conosciuta peraltro molto meglio, sì, anche come 180-78, ma come legge Basaglia. Perché? Perché siccome molti dei suoi contenuti furono ritravasati nella legge 833 del 1978, restò comunque legge Basaglia perché si capiva tutto il travaglio culturale, scientifico, che aveva portato a determinate conclusioni. Aveva ad oggetto accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori e prevedeva sostanzialmente l'abolizione degli articoli della legge 36 del 14 febbraio 1904 e fu approvata il 13 maggio 1978. Tenete conto che il 31 dicembre è approvata l'833, il 13 maggio, quindi con pochi mesi di anticipo, è approvata la legge 180. Quindi il quarto governo Andreotti, o meglio il governo di solidarietà nazionale, che fondamentalmente, proprio partendo da una situazione così drammatica e cruenta come quella del rapimento di Aldo Moro, che tutti noi qui dentro in questa sala sappiamo come si concluse, basandosi su delle maggioranze mosse effettivamente da uno spirito di profonda collaborazione, ripeto, di solidarietà, riuscirono a realizzare in un tempo breve che cosa? Non solo delle norme fondamentali per dire si passa dal sistema mutualistico al sistema caratterizzato dal Servizio Sanitario Nazionale, perché noi vediamo in modo abbastanza riduttivo queste norme, in qualche modo in un modo abbastanza autoreferenziale, ma devo dire che il quarto governo Andreotti, in particolare ovviamente il ministro competente che fu Tina Anselmi, che già ha ricordato Calvani lavorando nella commissione parlamentare, era stata di fatto l'autrice delle pari opportunità prima, e poi come ministro della sanità nel quarto governo Andreotti fu di fatto la responsabile della proposizione di queste norme e della loro approvazione e divenne ovviamente la responsabile dell'attuazione,
Queste norme caratterizzano lo Stato sociale in Italia, perché quando noi parliamo di welfare state dobbiamo pensare che prima dell'833-78 non esisteva una visione di Stato sociale come quella che emerse dopo, esisteva nell'ambito della sanità il testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che peraltro per molti versi ci siamo trascinati fino, devo dire, ai giorni nostri. Certo, l'833-78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, sostituì al sistema mutualistico esistente, nel quale tuttavia più di 5 milioni di cittadini non avevano alcun genere escluso dall'assistenza, capite? Riuscì a inserirli, quindi immaginate oggi che parliamo del, cos'è, del reddito di cittadinanza, no, eccetera, cosa significava fare una norma che dava il diritto di accesso ai servizi sanitari, e non solo, vedremo i servizi sanitari, a più di 5 milioni di cittadini esclusi, e che peraltro faceva riferimento anche ad altri aspetti, ai servizi sociali, eccetera, come vedremo. Chiaramente, quando si parla dell'833-78, si fa riferimento al modello Beveridge, da Lord Beveridge, colui che fu il responsabile del rapporto Beveridge, che è alla base della creazione del Servizio Sanitario Nazionale inglese. Questo è senz'altro vero, a me sembra però abbastanza riduttivo, perché uno dei tecnici che supportò, proprio per il fatto che l'833 non è semplicemente una riforma dei servizi sanitari, abituiamoci a vederli in un'accezione diversa. Per esempio, uno dei collaboratori più importanti sul piano tecnico fu Augusto Giovanardi, un importante igienista, peraltro anche lui proveniente dal circuito di Padova, eccetera. Quindi tutto nelle vostre regioni è successo, insomma, questo orgoglio sollevato dal beamato Calvani, anche da Alessandro, è importante, è vero, diciamo. E questo qui, questo Augusto Giovanardi, nel 1945, a capo di una commissione nominata dalla Consulta Veneta di Sanità, Comitato di Liberazione Nazionale, elaborò un progetto di riforma dell'assetto sanitario, che allora era rappresentato dal testo unico e leggi sanitarie del 1934, e nel corso del congresso degli igienisti del 1946 tratteggiò le linee di una sua possibile riforma. Siamo nel 1946, quindi appena terminata la guerra, sottolineando il tema dell'unificazione e coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria, di un finanziamento adeguato derivante dalle imposte, quindi al di là del riferimento al modello Beveridge, già nell'ambito del Comitato di Liberazione Alta Italia, un'apposita commissione pensava a un'ipotesi di servizio sanitario nazionale che fosse finanziato sulla base della tassazione generale e poi della necessità di una territorializzazione dei servizi. Ma vi rendete conto di cosa significava parlare di questo nel 1945, quando il testo unico delle leggi sanitarie prevedeva un sistema assolutamente a cascata, dove c'era il Ministero della Salute, il medico provinciale e gli ufficiali sanitari, che erano suddivisi sul territorio in genere in base alle condotte mediche, e che quindi rispondeva tutto a input di carattere centrale. Un'organizzazione prettamente centralistica rispetto alla quale in seguito a tutto ciò che era il vissuto della resistenza e poi le forze che erano venute emergendo, si cominciava a parlare di territorializzazione. Il riferimento comunque al modello Beveridge è ampiamente giustificato. Pensate che Beveridge propose il suo rapporto al gabinetto inglese nel 1942. Pensate che non siamo molto lontani dalla rotta di Dunkirk, in cui l'esercito inglese fu trasportato con una serie di barchette da una parte all'altra della Manica, in contrapposizione al modello assicurativo di origine bismarckiana. E anche il modello Beveridge non era un modello di servizio sanitario nazionale, perché era un modello di welfare state. Se noi perdiamo di vista questo, non riusciamo neanche a capire come mai la 833 sia così importante e lo sia la 180. Era nel rapporto Beveridge si faceva un'assoluta rivoluzione dell'impostazione dei rapporti fra Stato e cittadino.
e quindi c'era un'indicazione a tener conto, insieme all'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale, della tutela previdenziale, dell'istruzione, del contrasto alla povertà, in una prospettiva di superamento delle diseguaglianze. Capite che cosa significa non fare semplicemente la reingegnerizzazione del servizio e invece avere una visione di modifica profonda? Allora, per esempio, sul piano economico era molto importante l'influsso operato da Keynes sul piano economico, che fu l'inventore della macroeconomia, ma soprattutto dell'ipotesi che nei momenti di recessione, per garantire la massima occupazione, si dovesse agire sulla domanda aggregata attraverso finanziamenti pubblici. Anche questa fu una profonda rivoluzione. La legge, quindi, 833/78 travalica la mera reingegnerizzazione del modello di sistema sanitario e un ruolo essenziale nella caratterizzazione del welfare state in Italia e va ad impattare esattamente sul tema della diseguaglianza. Ricordiamo che questo accade nell'ambito del quarto governo Andreotti, ma nell'ambito del terzo governo Andreotti, come ha benissimo ricordato il presidente Calvani, Tina Anselmi fu ministro del lavoro e della previdenza sociale e fu il primo ministro donna della Repubblica Italiana. E questa è una cosa abbastanza importante per i motivi che vi spiegherò dopo la qui presente signora Guizzon. Per quanto invece concerne la legge 180, perché volevo farvi alcune riflessioni in libertà, a me non interessa di fare esegesi giuridiche, eccetera, eccetera, di queste norme, cosa volete che mi importi? Non è questo l'obiettivo di questa giornata. Abbiamo detto che la legge Basaglia era d'oggetto superamento, accertamenti e trattamenti sanitari ed obbligatori. E perché questa pone le basi del superamento del modello dell'ospedale psichiatrico? Lo pone a partire dal tema dell'istituzionalizzazione, poi sappiamo che trafila fu la deistituzionalizzazione. Considerato, perché fu un problema la deistituzionalizzazione? Ma per il semplice fatto che poi il modello, formalmente il modello del Dipartimento di Salute Mentale, sarà formulato soltanto negli anni 90, poi fondamentalmente, col progetto Obiettivo Salute Mentale, che io fui incaricato di seguire dall'allora ministro Bindi nel primo governo Prodi. Perché? Perché prima che arrivassi io, quando fu creata la direzione generale del Dipartimento di Prevenzione, contrapposta alla direzione generale degli ospedali, a cui prima afferiva tutta la materia psichiatrica, allora la materia psichiatrica fu trasferita dalla direzione generale degli ospedali alla Direzione Generale di Prevenzione, e anche questo fu una rivoluzione, no? Perché l'ospedale psichiatrico prima era praticamente, come gli altri ospedali, qualcosa di chiuso, non era un ospedale, vabbè, insomma, è inutile che lo venga a raccontare a voi, e a voi che venite in particolare dal Friuli e dal Veneto. Consentitemi anche di ricordare una cosa, che Basaglia, che peraltro si era laureato e specializzato a Padova, ottenne nel 1958 la libera docenza in psichiatria. Ma incontrò moltissime difficoltà in ambito accademico. Questo ambito accademico, devo dire, che è insieme una benedizione, ma per certi aspetti anche una maledizione, no? Perché è chiaro che chi lavora nell'istituzione non vive bene se non ha uno spirito critico e soprattutto un approccio riformistico, il fatto che si mette in discussione la sua istituzione. E se si parte dal principio della istituzionalizzazione, ancora peggio. Quindi le difficoltà incontrate in ambito accademico costrinsero, o meglio indussero, ma fu una scelta, almeno secondo quanto dice lui, libera, lui a rinunciare alla carriera universitaria per andare a trasferirsi in un ospedale che, se mi consentite, all'epoca voi siete molto giovani, ma insomma non è che fosse esattamente la soluzione, insomma il mondo dei sogni, l'ospedale di Gorizia, cosa che fu peraltro rilevata
dallo stesso Basaglia, un'esperienza terrificante. È chiaro che si è parlato molto del fatto che Basaglia fosse vicino alle correnti di ispirazione fenomenologico-esistenziale, vabbè, insomma, è inutile che vi dica, voi siete esperti, Minkowski, Husserl, eccetera. Però a me piace rilevare le coincidenze storiche. È anche coevo di Michel Foucault, che per esempio si mise a parlare della microfisica del potere, di che cos'era il carcere, per esempio. La differenza è che Michel Foucault, parlando di queste cose, divenne accademico di Francia, capite? Basaglia incontrò obiettivamente molte difficoltà. Per esempio, tenete presente che qui la legge 180 si riferiva agli accertamenti, no? E trattamenti sanitari obbligatori. Se immaginiamo che lui se n'è andato di lì nel 61, passando poi, semplifico molto, al manicomio di Trieste, perché dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome, insomma, no? Oggi nessuno chiama manicomio una struttura. Se voi chiamate un cittadino, lo dicevo sempre anche quando stavo al Ministero, gli chiedete se sarebbe contento di stare vicino a un manicomio, un cittadino non ha piacere, non fa più parte del suo paesaggio urbano, capite, l'ospedale psichiatrico, così come eravamo abituati a vederlo. Anche perché io quando fui a Udine, come ricordava Calvani, procedetti, ovviamente, grazie al responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, che peraltro veniva dalla scuola di Basaglia, alla chiusura di un altro manicomio che si chiamava il Santo Svaldo, che se voi l'aveste visto prima della chiusura come era messo, avreste un'idea. Oggi non potete avere un'idea di che cos'era il manicomio e quindi l'ospedale psichiatrico. Quando andò a Trieste, Basaglia riuscì, avendo abbandonato la carriera accademica, eccetera, eccetera, ma avendo molti rapporti, perché ricordiamo Thomas Zast, Goffman, ma adesso non stiamo facendo la storia del... Lui riuscì a ottenere nel 73 che Trieste fosse individuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io ho conosciuto Saraceno, che ho avuto molti contatti con Saraceno per motivi di lavoro, che stava all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, era responsabile evidentemente del progetto Salute Mentale e ovviamente era molto vicino alle tematiche proposte da Franco Basaglia. No, ditemi quando io, se ho 10 minuti, poi smetto di parlare quando me lo dite voi. No, per favore. L'unico che era. Era molto vicino, ma lui riuscì a ottenere nel 73 che Trieste fosse individuata quale zona pilota per la ricerca condotta dall'OMS sui servizi di salute mentale, che allora vedeva in Europa una situazione ante litteram, se mi consentite. Non si parlava assolutamente in Europa di deistituzionalizzazione. Quindi l'Italia aveva un ruolo di primissimo piano nell'andare a proporre queste tematiche. Lui nel 77, con più di un anno di anticipo, lui parlo di Basaglia, nel 77, con più di un anno di anticipo, quindi rispetto alla promulgazione della 180, annuncia la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Ma capite questo cosa significa? Cioè capite, la stessa esperienza è capitata a me direttamente con Mario Novello, che fu il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, il corso del cui periodo di attività si chiuse in Santo Svaldo. Sapete cosa vuol dire chiudere un ospedale psichiatrico a legislazione vigente, prima della 180? Significa un sacco di cacciara, amici miei. Significa trovarsi travolti ogni minuto in una serie di tematiche che coinvolgono la procura, l'autorità giudiziaria, poi insomma lo sa bene lei, no? Cioè è un'impresa titanica fare una cosa di questo genere. Un conto è se voi andate a fare un'operazione carta canta, ecco la legge cosa dice, un conto è se voi fate un'operazione che è molto fondata sul piano culturale scientifico, ma che certamente non è
per certi versi in contrasto con cosa? Con la norma del 1904. Allora vigeva ancora la norma del 1904, il codice Rocco, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, diciamo anche che nel 71, giusto per ricordare le coincidenze, Rawls pubblica una teoria della giustizia in cui sostiene che le ineguaglianze economiche e sociali sono ammissibili solo in quanto compatibili con il beneficio dei più svantaggiati e che fa una critica dell'economia del benessere. Torniamo all'83378. Ai sensi dell'articolo 1, la salute è intesa quale diritto, devo dire che ha detto una grossa mano all'Anselmi Orsini, che era un democristiano, come lo era la Tina Anselmi, ma volevo dire, però, pur essendo democristiano... Non pensate che io sappia tutta la vicenda di zia, perché io ero una ragazzina, ero piccola all'epoca. No, ma io rilevo solo il fatto, però Orsini riuscì a trasferire bene, era un complimento Orsini, perché lui dice, la salute è intesa quale diritto fondamentale del cittadino, già questa era una grande novità, se mi consentite. E poi dice, la tutela della salute fisica e psichica, ecco il travaso della 180, deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona, che non era mica una novità da poco, se stiamo parlando di psichica, stiamo parlando degli ospedali psichiatrici. Recentemente una delle ultime cose che mi capitò di fare fu di interessarmi degli ospedali psichiatrici giudiziari, purtroppo nel primo, forse unico, dico io, ma non è vero, progetto obiettivo salute mentale che fu poi travasato nel piano 98-2000, non, si citarono ma non ci fu il modo di scrivere qualcosa di preciso sugli ospedali psichiatrici giudiziari. L'ultima norma di cui fu promotore e relatore Ignazio Marino, prima di recarsi a fare il sindaco di Roma, con cui ebbi molti rapporti sempre in questa relazione, sicuramente per certi versi un po' problematica anche ai fini però concordata con un sacco di riunioni che feci io a suo tempo con il Ministero della Giustizia, non fu una cosa semplice, ma in qualche modo insomma, se voi andavate lì da Napolitano, vedevate il film sull'ospedale psichiatrico giudiziario, insomma voglio dire insomma, lasciamo perdere, quindi è sempre un passo in avanti rispetto a dare degli strumenti per. E poi la legge diceva che il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi, delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Il che rappresentò effettivamente una rivoluzione rispetto al testo unico delle leggi sanitarie del 1934. L'attuazione della legge, inoltre, competeva allo Stato, allora, che in sede di approvazione del Piano Sanitario Nazionale fissava i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite ai cittadini da chi, di tutti i soggetti competenti dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali e territoriali. Quindi per la prima volta si definisce anche dove e come si dovranno scrivere le garanzie per il cittadino. Perché il cittadino cosa controlla se non riesce a capire quali sono le garanzie, cioè come si concretizzano i suoi diritti. E poi, commento brevissimo, già qui si sottintende la continuità assistenziale dalla promozione al recupero della salute, la necessità del superamento delle diseguaglianze, il principio di sussidiarietà fra le diverse amministrazioni, il principio dei livelli garantiti di prestazione, la necessità di coordinare interventi sanitari e sociali. Vedete, quando facemmo il modello, cioè no, non lo feci io, intendiamoci, perché prima per fortuna c'era tutta sta gente, poi il comitato che mise a punto il progetto obiettivo di salute mentale era rappresentato da tecnici che venivano molto anche dall'area di psichiatria democratica che fu fondata da Franco Basaglio.
Quando ci proponemmo, per esempio, il problema del modello, fu partorito il Dipartimento di Salute Mentale. Il Dipartimento di Salute Mentale era un unicum, perché dentro c'erano tutte le competenze. Non c'era mica solo lo psichiatra nel Dipartimento di Salute Mentale. C'era lo psicologo, l'educatore, l'assistente sociale, eccetera, eccetera. C'erano tutte le strutture che in qualche modo connotavano il percorso, diciamo, della persona all'interno del Dipartimento. E quindi fu partorito il concetto, sì, da una parte il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, ma dall'altra anche di centri di salute mentale sul territorio e poi di centri di recupero e rieducazione funzionale. E naturalmente qui si parlava di regioni, oggi le regioni sono un elemento portante della struttura sanitaria italiana. Consentitemi di fare questi salti, se no parliamo fino a domani sera, io fra poco ho finito e le passo la parola, caro signore. Nella legge ovviamente non si parlava chiaramente del rapporto fra committenti e produttori. Questa è una cosa che avverrà solo dopo l'aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, cioè dopo la 502 del 92. Ma per quanto riguarda le regioni erano già previste nella Carta Costituzionale, agli articoli 114-115. Ora la Carta Costituzionale, se ben ricordate, è del 1948 fondamentalmente, no? Ma evidentemente una concreta realizzazione delle regioni si ebbe solo nel 1970. Non concreta perché le regioni cominciarono, no, perché furono eletti consigli regionali. In realtà essa va sostanzialmente concretizzandosi dal federalismo amministrativo, secondo il beneamato Bassanini, le cose che si facevano senza cambiare la Costituzione, le leggi Bassanini arrivano prima del cambiamento della Costituzione. E quando accade il cambiamento della Costituzione? Il cambiamento della Costituzione capita col titolo quinto. E il titolo quinto, cioè articolo 117, quando è che viene modificato? Viene modificato nel 2001. Mentre invece le norme Bassanini sono del 97. E poi, prima del 2001, c'è il famoso decreto legislativo 56-2000 che parla del federalismo fiscale. Per uscire da che cosa? Per uscire dalla secca del pagamento piedilista, cioè del criterio evidentemente della spesa storica, che purtroppo non si riuscì a superare. Io mi ricordo quando facemmo il progetto obiettivo salute mentale, come quando facemmo anche le cose della prevenzione, alla fine nella commissione la cosa fu ripresa dal Ministero dell'Economia, oltre che ovviamente dal Ministero della Salute, si decise che il 5% del fondo doveva andare ai servizi di salute mentale, giusto per evitare che poi, con tutta la cacciara rappresentata dall'aziendalizzazione che prevedeva il pagamento prospettico delle prestazioni e quindi per gli ospedali l'enunciazione dei famosi DRG e poi ovviamente il pagamento di ciò che era stato, fra virgolette, fatturato dall'ospedale. Tutta esperienza che vissi bene, perché a Udine facemmo la sperimentazione per il livello nazionale proprio sul pagamento prospettico nell'ambito dell'attività dell'allora azienda ospedaliera universitaria di Udine. Però per la psichiatria diventava un po' problematico, per i servizi di prevenzione diventava un po' problematico, cioè il primo livello di assistenza, dove lo mettevamo se non il servizio psichiatrico di diagnosi e cura? Negli ospedali, ma allora si rifiniva alla questione di prima. Dove lo mettevamo il servizio di igiene mentale o nei servizi territoriali? Ma allora avremmo dovuto metterne uno al primo livello e mettere l'altro al terzo livello, che significava una rottura del principio fondamentale dell'integrazione. Ecco perché fu fatto il Dipartimento di Salute Mentale, che fra l'altro sollevò parecchi problemi. Vi dirò un problema irrisolto, per esempio quello, apertura del DSM sostanzialmente agli appartenenti a quel bacino d'utenza. Cioè non è che la gente, che peraltro avendola io studiata, fa delle grandi migrazioni sanitarie in Italia, dal sud al nord in genere, e lo fa per il cancro, per tutta una serie di patologie, non è che si può mettere a fare gli spostamenti per la salute mentale, ovviamente, se vale il concetto, no? I concetti affermati. Resta il fatto che ci dibattemmo sempre seguendo il processo della deistituzionalizzazione psichiatrica, con una netta differenziazione anche qui
nord, sud, per cui ancora oggi incontro persone che mi dicono no, ma non funziona il modello della deistituzionalizzazione, no, ma qui non va bene, no? Come si fa? In realtà ci sono differenze importanti sul territorio nazionale. Quando, fra l'altro, è emerso, quasi finito, è il decreto legislativo 502 di Lorenzo, dico di Lorenzo perché di Lorenzo allora era il ministro pro tempore della sanità, questo chiamerà quei livelli delle prestazioni, dette definite in modo generico, livelli uniformi di assistenza. E perché gli cambia il nome? Giusto perché così facciamo esercitazione come l'Accademia Crusca? No, perché in quel dal 502, quei livelli di prestazione, io c'ero, quindi vissi tutte queste travagli, sono definiti in coerenza con le risorse disponibili, capito? Questo d'altra parte ci metteva tranquilli rispetto alla scelta che avevamo fatto del 5% dei servizi di assistenza per la salute mentale, a parte il fatto che andando a controllare non è vero che si arrivava al 5% in tutta Italia dal momento in cui fu fatto il progetto obiettivo, che tuttavia fu approvato ovviamente in conferenza Stato-Regioni. Quando venne la Bindi, col decreto legislativo 229-99, no, si doveva in qualche modo ribadire l'impostazione. Si doveva ribadire l'impostazione universalistica, perché questo non è mai inutile ribadirlo. E poi furono definiti i livelli essenziali di assistenza da fissare contestualmente alle risorse disponibili. Anche allora fu detto, per il primo livello di assistenza, parliamo del distretto, perché altrimenti tutti i fondi finivano nell'ospedale, non nell'ospedale psichiatrico, nell'ospedale generale, fu detto il primo livello di assistenza spetta il 5% del fondo indipendentemente dal pagamento prospettico, così come si era detto al DSM spetta, cioè alla tutela della salute mentale, il 5% del fondo. Simile approccio, cioè dei livelli essenziali di assistenza, allora era la Turco, che poi fu anche ministro della sanità, che ebbe ventura di conoscere. Si parlò per i livelli essenziali di assistenza sociale, stesso criterio. Ma a parte la caratterizzazione di questi livelli, perché come dice giustamente Calvani, se lui va a leggere i LEA, ci trova 48 LEA che riguardano le cose. Lì sui servizi sociali diventava un grosso problema caratterizzare bene. Poi c'era un sostanziale problema. Questo ci indusse a pensare che abbiamo fatto una buona scelta col Dipartimento di Salute Mentale, che la sperequazione fra il fondo sanitario, che come voi sapete è superiore ai 113.000 milioni di euro oggi, e il fondo sociale, c'è una differenza colossale, che a quei tempi, stiamo parlando dei tempi della Turco, era fra 100.000 e 5 milioni di euro più o meno. Gli ordini di grandezza erano questi, quindi parlare di integrazione sociosanitaria era bello entro certi limiti, ma certamente diventava estremamente complesso. Funzionavano molto le strutture che contenevano già le risorse e le figure, come lo psicologo, eccetera, eccetera, l'educatore, eccetera, eccetera, che consentivano di realizzare un ambito di integrazione. Evidentemente nel frattempo, e qui vado a chiudere, il quadro epidemiologico è cambiato radicalmente dalla situazione degli anni, non solo dalla situazione degli anni 48, carta costituzionale, ma dagli anni 70, no? E poi dagli anni 90. Tutti voi sapete che il quadro epidemiologico si è cambiato radicalmente, così come quello demografico. Allora il tema della non autosufficienza non era così importante, perché avevamo ancora una popolazione abbastanza giovane. Oggi c'è una situazione che sta veramente andando. E dei costi legati alle nuove tecnologie e poi delle crisi economiche intervenute in seguito alla globalizzazione. Io per esempio stamattina ho letto che il ministro Grillo è riuscito a aumentare di 2 miliardi i
in relazione soprattutto al contratto dei medici, non so se sia vero perché l'ho letto rapidamente prima del convegno, ma capite che 2 miliardi sono pochissimi per un sistema che, come peraltro diceva De Carlo, è estremamente virtuoso, perché non ricordo se è la cifra esatta, ma credo che ci assistiamo più o meno al 6-8-7% del PIL rispetto ad altri stati che... E poi è nato l'impegno per il rispetto dei trattati dell'Unione Europea, che, consentitemi, essendo stato molto per incarico istituzionale a Bruxelles e altrove, basti pensare al tema della cross border, cioè dell'assistenza transfrontaliera, secondo me trova i professionisti della salute, ma non solo della salute, del welfare, un po' disarmati. Cioè, sarebbe bene che si leggessero un po' che cosa dice il Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona, che è la vera carta costituzionale europea, e poi quello che ne deriva, le direttive. Ricordiamo anche che grazie o a causa dell'Unione Europea è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, e quindi l'adesione dell'Italia nel 2012, quindi non ieri, al patto di bilancio, Fiscal Compact. Ricordiamo che le aziende sanitarie devono per norma mettere a punto un bilancio economico, non un bilancio finanziario, e quindi devono da una parte metterci i ricavi, dall'altra i costi, non ci possono mettere le entrate e le spese, capite? Perché ci si muove in direzione prospettica. Di qui la necessità, considerato che ancora con le regioni ci si batte per esempio per la quota capitaria ponderata, come se fossimo alla battaglia di Barletta, alla disfida di Barletta, e poi le regioni assegnano a ciascuna azienda una quota capitaria ponderata in rapporto ad altre, almeno era così ai tempi miei, se adesso non è così, non lo so. Quindi non è il semplice riparto sulla base della quota capitaria spettante, ma si fa un ulteriore riparto. Ecco, bisognerà da una parte mantenere questi principi. La mia opinione personale è che ricorrere alla tassazione generale diventerà sempre più complicato, anche perché le norme europee inducono, anzi dicono, basta citare la lettera di Trichet e Draghi nell'allora 2011 a Berlusconi, stiamo parlando della Banca Centrale Europea, meccanismi di mercato nell'ambito della sanità, dei servizi sociali, eccetera, eccetera, significa assicurazione, fondamentalmente. Occorrerà che si studi a livello dello Stato, che ha l'obbligo di occuparsi del mantenimento di un sistema universalistico e solidaristico come il nostro, in cui nessun cittadino può essere escluso dall'accesso ai servizi sanitari, sociali, eccetera, come stava scritto nell'833, e per la parte salute mentale, come stava scritto nel 180, che si studino soprattutto in rapporto alla non autosufficienza, perché se no discutiamo tanto di vaccini ma dimentichiamo che le priorità epidemiologiche di solito derivano dal peso, dal carico di malattie sulla popolazione, no? Altrimenti si perderà la sfida. Si perderà la sfida magari razionalizzandola sotto diverse voci. Certo, piuttosto che fallire, noi possiamo mangiare anche solo la polenta, però è assolutamente necessario che la capacità propositiva che si determinò negli anni 78, no? E soprattutto la necessità di una visione coerente con quello che è, per esempio, il quadro europeo all'interno del quale ci muoviamo, venga assolutamente proposta, perché se tutti condividiamo una certa visione, una certa missione dei servizi, sappiamo dove dirigerci insieme, no? Altrimenti si verifica quello che diceva von Clausewitz, e qui chiudo, teorico della guerra, che diceva che la differenza, no, lui non lo diceva, insomma, sì,
il Vulgata dice la differenza fra gli italiani e i tedeschi, si dice come barzelletta, che i tedeschi marciano disuniti ma colpiscono uniti, gli italiani marciano uniti ma poi colpiscono disuniti, grazie al fatto che ci sono i vari Basaglia, Tino Anselmi, e c'è ancora insomma della gente che si occupa, poi alla fine pur colpendo disuniti riusciamo a sopravvivere persino disfatte come quella di Caporetto. Ma prima di arrivare a quel punto sarà bene anticipare i contenuti. Quindi mi aspetto, mi spero che ci siano da parte degli attuali responsabili proposte in grado di assumere il valore e la portanza della legge 378 e della 180. Grazie, scusate se vi ho portato via un po' di tempo.